Allora, amici di Calcio Pazzo, si sta per concludere il playout tra Venezia e Salernitana. Siamo ai calci di rigore. E effettivamente io poi non sapevo bene la regola, l'ho scoperta a partita in corso. Credevo che il Venezia avesse ribaltato per via del gol fuori casa, quindi 1-0 con il gol. Poi analizziamo, e invece no, c'è questa regola. Probabilmente non so se per i playout è cambiata, poi questo lo approfondiremo. Adesso sono rimasto un po' spiazzato. E comunque sono andate supplementari, il risultato persiste sull'1-0, calci di rigore. E adesso stanno decidendo chiaramente la sequenza dei tiri. Gli allenatori ovviamente stanno chiedendo chi se la sente, perché è molto più importante chi se la sente piuttosto che chi tecnicamente è in grado di battere un calcio di rigore. E per quanto riguarda la partita, allora io voglio dire questo: non ho né simpatie particolari per la Salernitana né per il Venezia, però devo dire questo: nel doppio confronto, indubbiamente, se c'è una squadra che merita di rimanere in Serie A, quella è il Venezia. Perché? Perché già ha giocato un ottimo calcio nella partita di andata, ha accorciato le distanze e soltanto grazie a un miracolo di Mikai non ha pareggiato la partita d'andata. Oggi non c'è stata una squadra sola in campo. La Salernitana sì, ha avuto occasioni sempre da fuori area, occasioni, poi occasioni per modo di dire, non mi ricordo qualcosa di particolare o miracoli del portiere del Venezia, mentre invece ne ricordo alcuni di Mikai già con Bocalon. Poi c'è stato il gol molto bello di Modolo, che in area si è liberato di sinistro, rientrato sul destro e sparando una mina sul palo del portiere. E poi c'è stata l'espulsione di Minala per una gomitata al centro dell'area. Nel secondo tempo altre occasioni di Lombardi, del colpo di testa di Domizzi, l'occasione di Pinato che ha ciabattato nel supplementare, un'altra occasione importante da parte del Venezia. Credo che, voglio dire, non me ne vogliano gli amici della Salernitana che sono iscritti a Calcio Pazzo, ma ai punti chiaramente la Salernitana, il Venezia meriterebbe la salvezza. Adesso c'è la lotteria dei calci di rigore che può confermare o ribaltare tutto, perché voglio dire, a questo punto non c'entra più nulla la tecnica, non c'entra, c'entra soltanto la freddezza dagli 11 metri, freddezza di chi calcia e freddezza del portiere. Quindi adesso metto un attimo in pausa, si tirano i calci di rigore e poi ci rivediamo per il commento finale. Dai, raccontiamo qualche rigore. Il primo rigore è Capitan Domizzi contro Mikai. Parte sempre un po' decentrato, chiaramente lui è un mancino. Io ho sempre avuto i brividi quando i mancini tirano i calci di rigore. Vediamo Domizzi, parte e gol. Gli ha tirato una fiondata, portiere spiazzato. Casasola contro Vicario, quindi i primi rigoristi sono due difensori. Eh sì, li aveva intuito Vicario, ma molto, molto angolato. 1-1. Venezia in gol, una bomba di Suciu. Mikai aveva intuito, però niente. Quindi 2-1 per il Venezia. E ora è il momento del bomber. Emanuele Calaiò è entrato, presumo, proprio per questo tipo di attività. Anche lui in mancino, con una lunghissima rincorsa. Parte Calaiò e segna, spiazza il portiere, un piattone raso terra. Bentivoglio, rincorsa molto breve, attenzione la parata di Mikai, se lo caga Bentivoglio. Il numero 2 della Salernitana, non ho ben intuito come cazzo si chiama, non è che li conosco tutti, raga. E gol, gliel'ha piazzata quasi sotto al 7, bel rigore. Vantaggio della Salernitana. Coppolaro per il Venezia, numero 5 contro Mikai. Mamma mia, l'ha sparato in cielo. I mortacci, due rigore di merda, che scandalo! E allora, rigore decisivo per Ditacchio. A questo punto, come dicevo prima, insomma, il Venezia avrebbe meritato ai punti assolutamente la salvezza, ma la lotteria dei rigori si sa, va così. E a questo punto, Ditacchio, con una lunghissima rincorsa, può sentenziare la salvezza della Salernitana. E così è. Salernitana salva, Venezia retrocede. Un saluto è sempre Cacciopaccio.